Buongiorno, anzi buon pomeriggio da Stefano Carrara di Linus, benvenuti alla nostra terza sessione, anzi seconda sessione, scusate, dell'ultimo modulo del nostro Master 2023 relativo alla gestione delle posizioni non performing. Io do modo a tutti di collegarsi perché so che siamo un po' sfasati di qualche minuto, quindi preferisco magari iniziare con 2 o 3 minuti di ritardo accademico, si capisce i nostri lavori. Intanto ne approfitto per chiedere a Emanuele, buongiorno anche a te Denis, per chiedervi conferma, come di consueto, della qualità audio, video, eccetera, eccetera. Se me la date mi fate un bellissimo favore. Tutto ok, Antonio? Ok, Francesco, grazie, benvenuto anche a te. E allora, partirei a questo punto, abbiamo una scaletta molto molto ampia oggi, per cui ne vedremo delle belle, anche perché lo tengo un po' sulla griglia, abbiamo un ospite di assoluto livello, un ospite d'eccezione oggi che ci racconterà un po' di cose interessanti e anche molto, molto pratiche. Io volevo iniziare con un po' di housekeeping, come dicono negli Stati Uniti, e volevo un po' raccontarvi dove siamo all'interno del nostro master che ormai è diversi mesi. Che va avanti e che si sta avvicinando alla fase conclusiva. Oggi è la penultima sessione, poi ci sarà e lo dovremo vedere in sovraimpressione fra un secondo. Ok, questo lo andiamo a girare. Molto bene. Ok, dicevo, oggi è la terz'ultima sessione. Siamo arrivati a metà del modulo gestione portafogli. L'altra volta era presente con noi il dottor Gruosso di Intrum e ho avuto dei feedback assolutamente positivi per quanto riguarda il suo intervento. Abbiamo parlato di valutazione. Oggi faremo qualche passo avanti, ma non voglio anticipare niente e chiedo ancora qualche minuto di pazienza al nostro importantissimo ospite. Diciamo che oggi andremo a toccare un attimo il case study che abbiamo visto l'altra volta. Non vi preoccupate per chi non fosse stato collegato e non avesse avuto modo di scaricare, diciamo, le slide in questi giorni, le troverai in allegato al documento di oggi che, come sapete, ormai di consuetudine ricevete immediatamente dopo, quasi immediatamente dopo la conclusione dei nostri lavori. Vi ricordo che la prossima sessione, quella del 10, che vedete qua, è particolarmente importante perché sarà la sessione conclusiva non solo del terzo modulo dedicato ai portafogli NPI, ma sarà anche la sessione in cui effettueremo il test di fine modulo. Sapete che alla fine di ogni modulo è possibile effettuare un test, vi verrà mandato un link c'è un riconoscimento per chi risponde al numero più alto di domande in maniera corretta nel minor tempo possibile. Quindi i criteri sono il criterio temporale e naturalmente il criterio delle risposte giuste, no? Per cui delle maggiori risposte giuste. Poi ci sarà l'ultima data che sarà la conclusione di tutto il ciclo master che abbiamo iniziato a marzo di quest'anno, il 24 ottobre, ci sarà invece il test di valutazione finale. Quella sarà una sessione interamente dedicata al test. Il link verrà dato in diretta, sarà un test diverso da quello del 10 ottobre perché sarà un test valido ai fini del riconoscimento per chi avesse partecipato almeno al 70% delle sessioni, anche della certificazione Linus e quindi del riconoscimento del titolo con tanto di diplomino esperto in finanza di impresa. Ecco, questo è un po' l'ordine del giorno. Saluto anche nel frattempo Cesare
Serena, Nicola e tantissimi altri che vedo si stanno ancora collegando. Bene, allora io partirei innanzitutto dal nostro ospite che ringrazio per la pazienza che ha avuto, no? Ti abbiamo un po' tenuto lì, quindi ho il piacere di condividere oggi la nostra sessione. Con l'ingegnere Andrea Bertola di Synergy K, che ringrazio tantissimo per aver accettato l'invito così e mettere un po' a disposizione di tutti la sua esperienza e della sua azienda. Andrea, io ti chiedo innanzitutto, perché siamo molto molto interessati di presentare te stesso, l'azienda. Io ho un paio di slide a supporto perché ricordo a tutti che questi sono dei webinar di natura operativa e quindi noi invitiamo delle persone che tutti i giorni, visto che parliamo di NPI, lavorano in questo settore e lo fanno da anni. Per cui sfruttate anche la presenza di Andrea per bombardarlo, tempestarlo di domande. Lui sarà felicissimo di rispondere, così lavoro di meno e fa tutto lui. Quindi Andrea, benvenuto, a te la parola. Bene, grazie Stefano, ringrazio il dottor Carrara, ringrazio Linus per questa opportunità. Mi chiamo Andrea Bertola, sono amministratore delegato di Synergy K, SRL, una società che si occupa da più di 10 anni di attività di gestione e recupero del credito, sia conto terzi che per crediti acquisiti per conto proprio. Le nostre mandanti, questo è il termine che si usa nel nostro mondo, appartengono al mondo bancario, appartengono al mondo finanziario, appartengono al mondo di aziende che acquisiscono proprio crediti di tipo NPI, quindi sia suddivisi in UTP e molto anche negli NPL. Abbiamo anche del credito commerciale, se cerchiamo di dare un ordine di grandezza, attualmente gestiamo intorno alle 400-450 mila pratiche all'anno. Come rappresentato, come anticipato molto bene dal dottor Carrara, noi abbiamo diverse anime, tutte comunque con l'obiettivo di dare un servizio il più possibile a 360 gradi ai nostri clienti nell'ambito del credito, che si declina nell'attività recuperatoria, che sarà poi il punto focale della nostra chiacchierata di oggi. Abbiamo poi questo sia nella parte stragiudiziale, sia nella parte giudiziale, attraverso il nostro partner Lexant. Ci occupiamo di risk management, quindi tutta la parte di informazioni commerciali, ci posizioniamo come broker di informazioni commerciali, siamo dotati di 134 tools, ne parleremo più diffusamente più avanti nella nostra trattazione, che di 115, quindi licenza recuperatoria, e tutta una parte di formazione con una società specifica del gruppo. Però, adesso, al di là del parlare di quello che è il gruppo Synergy, ho portato con me magari una slide che più che descrivere Synergy potrebbe aiutarci anche in qualche modo a capire una corretta gestione del credito. Non voglio spoilerare assolutamente niente su quello che andremo a dire nei prossimi minuti Guai. durante l'incontro, però è vero che questo trova applicazione su qualunque tipologia di credito, ma a maggior ragione può aver senso nell'ambito dell'NPI, quindi di crediti non performing in qualche modo, che poi siano NPL piuttosto che UTP, vedremo che hanno delle declinazioni diverse, ma fondamentalmente hanno comunque una caratteristica, quella di esserci un credito più o meno incagliato con delle controparti in una situazione di difficoltà a vario livello, di decozione più spinta o meno spinta. Adesso, senza entrare anche qui nel super dettaglio perché prenderebbe troppo tempo, però abbiamo cercato di rappresentare quella che è la gestione del credito, che in qualche modo descrive anche non solo quello che fa Synergy, ma quello che chiunque approcci questo mercato deve in qualche modo fare. Da una parte, togliendo magari la parte della gestione del credito a scadere, che non ha senso nel mondo degli NPL o degli UTP, quando c'è uno scaduto fresco si fanno determinate attività, ve le ho lasciate, diciamo così, anche in dotazione, proprio dettagliando, quindi cercando di dare del valore aggiunto, non soltanto magari una rappresentazione di quello che fa un'azienda, quindi proprio passaggio per passaggio, anche con tempistiche, quello che può essere la tipica gestione del credito. Qualcosa che viene fatto in una fase
diciamo, un mese post-caduto, quello che poi via via aumenta diventa un recupero sempre più forte fino ad arrivare a un recupero giudiziale ed eventualmente una valorizzazione della posta fiscale qualora ci fossero delle procedure concorsuali. E io dico, uso il vecchio termine fallimentare, adesso il nuovo codice dell'insolvenza utilizza liquidazione giudiziale, chiedo subito venia, ma dopo 15 anni che si usa il termine fallimento mi viene un po' automatico e soprattutto rende abbastanza il concetto. Comunque il termine corretto è liquidazione giudiziale, ma anche di questo ne parleremo dopo. Ora, cercato di dare insomma sintesi, ma non vorrei portare via troppo tempo a quello che è poi la trattazione pratica specifica del corso, quindi ridarei la parola se per te va bene a Stefano, così ci Sì, palleggiamo un po' il tutto. tra l'altro no, grazie perché poi dico a tutti che queste slide, anche poi quelle di maggior dettaglio, verranno a loro volta rese disponibili. Quindi l'introduzione che hai fatto mi serve molto perché tu hai parlato di recupero un po' su tutto il processo, no? Quindi partendo dal credito che sta per scadere fino ad arrivare all'altro estremo addirittura della procedura. Noi abbiamo quattro domande abbastanza cattive, no? Perché sapete che cerchiamo di coinvolgere sempre i partecipanti sui temi specifici perché crediamo che sia il modo più utile. Vi chiedo, mentre prima di mettere, se qualcuno, anzi se mi scrivete un pochino quello che fate tra professionista, servicer per chi lavora in questo mercato, oppure banca, giusto per darmi qualche indicazione, in questo mi permette anche di capire chi sono oggi le persone collegate e che tipo di profilo hanno e se hanno familiarità con la tematica dei crediti INP. Quindi io sto vedendo commercialista, Confide, banca, servicer, consulenti, Confidi, banca. Quindi già Andrea, le prime risposte hanno occhio e croce senza lanciare il sondaggio in maniera formale, però abbiamo direi un 60% banche, un 20% consulenti professionisti e poi abbiamo addirittura anche degli investitori. Quindi questo è un po' il profilo delle persone che sono collegate, che ringrazio per aver risposto in maniera così veloce. Io adesso partivo proprio per dare subito una piega operativa con alcune domande che sapete bene vi facciamo che insomma ci aiutano a entrare nel vivo perché poi ricordo tratteremo il caso che è stato dato l'altra volta anche per chi non ci fosse stato l'altra volta non preoccupatevi riforniremo le informazioni in diretta no? E quindi abbiamo parlato di NP il primo mini sondaggio veloce che vi mandiamo poi vi diciamo anche la risposta anzi ve la dirà Andrea è questa no? E in questo momento dovreste vedere non più le nostre immagini, ma proprio il sondaggio. Quali sono i soggetti che possono effettuare azioni di recupero di crediti NPE per conto di terzi? Quindi, prima risposta, chiunque, solamente lo studio legale, gli istituti bancari e le finanziarie, solo l'Agenzia delle Entrate oppure società dotate di licenza 115. Lì qualche risposta è tagliata per un motivo molto semplice, che c'è un limite alle lettere che possiamo mettere nel sondaggio. Quindi lanciatevi pure, tanto queste domande sono proprio uno spunto per poi fare una domanda, no, al nostro esperto che ci dirà qual è la risposta giusta, ma soprattutto ci dirà perché è la risposta giusta o perché le altre sono sbagliate. Quindi Andrea, diamo ancora qualche secondo ai nostri amici per veicolare le risposte. Vedo che già il 60-70% ha espresso il voto. Andrei velocemente alla condivisione a questo punto delle risposte, quindi ai commenti. Quindi chiudo in questo momento il sondaggio e condividiamo i risultati. Andrea, Perfetto, qua bene. lascio a te il commento. Allora, intanto si vede che ci sono molti addetti del settore, anche perché la risposta più gettonata per larga misura, tra l'altro un 76%, è poi anche la risposta giusta. Per completezza, articolo 115 TULP e studi legali. La domanda di per sé era un po' trabocchetto perché conteneva al suo interno conto terzi. Dico una cosa che sicuramente chi è del settore ovviamente già conosce, ma a livello generale.
Il credito di proprietà, cioè se io ho del credito, è mio diritto svolgere l'attività di recupero. Quindi non è sbagliato dire chiunque. Se io ho un credito maturato dall'azienda alfa nei confronti dell'azienda beta, l'azienda alfa può svolgere un'attività di recupero, ovviamente nell'ambito stragiudiziale, giudiziale, per forza di cose no, perché deve avvalersi di un professionista. Solamente uno studio legale. Anche se voglia, è giocata più sul termine, uno studio legale lo può fare, ma non solamente uno studio legale. Istituti bancari e finanziarie, questo non è corretto, meglio lo possono fare, ma su crediti propri, la classica licenza 106, poi ne parleremo più diffusamente, che invece quella è la licenza che dà il diritto di acquisire anche la 115, ma di intermediare, di vendere credito. Mentre solamente agenzie delle entrate, ok, perfetto, 0%, quindi è una domanda a cui nessuno è caduto, e l'ultima, che era la quinta, è quella corretta. Giusto magari per chi non è così tecnico, la licenza 115 TULPS è la licenza di recupero, quindi un'agenzia come la Synergy è dotata di questa tipologia di licenza, no? L'attività di recupero conto terzi non può essere fatta da chiunque, ma serve questo. Anticipo anche un'altra cosa, esiste un'altra licenza che è quella delle informazioni commerciali o se vogliamo investigativa, che è la 134 TULPS. In senso stretto non è specifica in questa sede perché parliamo di recupero, ma molto spesso per fare il recupero, lo vedremo, si vanno ad utilizzare anche le informazioni commerciali. Le È 115 funzionale. possono comprare, ma è tutta una cosa più ampia che magari Bene. andiamo a vedere dopo. Bene, quindi è funzionale. Benissimo. Quindi poi anche queste domande le troverete nel, come dire, nel materiale. Se avete poi curiosità e incomprensioni, utilizzate pure le domande sulla piattaforma di webinar che io poi se riesco le passo ad Andrea. Se sono domande che le chiedono risposte articolate, le passo lo stesso ad Andrea, poi lui vi risponderà magari in differita, no? Quindi no, non in diretta. Andiamo al secondo perché cioè, ne abbiamo preparati quattro, no? Di sondaggini e quindi insomma, questo qua ne abbiamo un altro che andiamo a lanciare immediatamente. Allora, in un'azione di recupero crediti NPE condotta verso aziende, è possibile agire anche nei confronti di persone fisiche? Andrea, posta correttamente la domanda, l'abbiamo un po' sintetizzata perché c'era questo limite delle parole, no? Del numero di Sì. parole che sopportasse la piattaforma. Quindi sì, ma solo per società di persone, sì, ma solo verso esponenti e garanti di società di capitale. Sì, ma dopo aver fatto azione recuperatoria verso l'azienda, no mai solo per via giudiziale. Andrea, se le risposte sono troppo sintetiche, le vuoi spiegare per dar No, modo di rispondere correttamente, no. fallo pure, Ok. altrimenti aspettiamo Allora, che vabbè, rispondano. azione di recupero di crediti NPE condotta verso sarebbe in qualche modo nei confronti di un controparte, qui abbiamo scritto aziende, è possibile agire nei confronti di persone fisiche. Cos'è una persona fisica? Penso che tutti lo sappiamo, cioè lo spirito della domanda è se ho un credito e ho dall'altra parte una realtà aziendale, come posso agire? Perché poi lo andremo a vedere, visto che il percorso è pratico, è bene, ho comprato un pacchetto, ho comprato il miglior pacchetto del mondo. A questo punto cosa posso fare, che cosa vado a fare, come oriento la mia attività di gestione e di recupero del credito. A questo punto le varie opzioni sono sì, solo se dall'altra parte la società di persone posso aggredire le persone fisiche, oppure solo verso gli esponenti, sappiamo tutti chi sono, o i garanti. Devo prima fare un'azione recuperatoria verso l'azienda, non lo posso fare in ogni caso, quindi non posso in ogni caso aggredire le persone fisiche, oppure posso farlo ma solo presentandomi di fronte a un giudice, quindi per via giudiziale. Questo è lo spirito della domanda. L'elenco, le varie opzioni. Stanno rispondendo, siamo già alla metà delle risposte, velocissime le risposte. Qua ti dico già che è più combattuta rispetto alla precedente, quindi qua dobbiamo, hai scelto la domanda corretta e poi sono affari tuoi dare la risposta anche. Intanto, mentre attendiamo che si concluda il sondaggio, mi chiede Antonio se le assicurazioni dei crediti commerciali hanno le stesse licenze, probabilmente in riferimento a quello che stavi dicendo prima Allora, sulle assicurazioni. l'assicurazione dei crediti commerciali è un'altra attività, è un'attività di natura assicurativa. Io posso
assicurarci, ci sono, non faccio nomi ovviamente per Certo, non certo. fare nulla, però ci sono dei nomi molto noti sul mercato che assicurano, quindi io assicuro il mio credito, poi sono vari, l'excess of loss, con tutti i vari rischi, posso fare il rischio paese, ci sono tutta una serie, è paragonabile, assicuro la mia macchina, poi succede un qualcosa, cosa succede? Non porto a casa il mio denaro. A questo punto dipende dalle clausole della polizza, posso avere delle clausole che impongono a me, contraente, di svolgere un'attività di recupero al mio interno e solo espletata questa, magari per 30 giorni, posso andare a escutere quanto dovuto dall'assicurazione, che poi diventa o meno proprietaria del credito. Quindi tenete sempre conto che ci sono molte clausole che devono essere valutate in quei casi, oppure è l'assicurazione che si fa carico dell'attività recuperatoria stragiudiziale e giudiziale. Oppure ancora se ne fa carico l'assicurazione, ma io posso leggere il mio studio legale di riferimento, il mio service di riferimento per svolgere l'attività. Però, per rispondere alla domanda di Antonio, è secca, no, l'attività di recupero è una cosa, l'attività assicurativa è un'altra. Poi esistono delle assicurazioni che hanno dei partner interni, esterni, partecipati o meno, che svolgono Chiaro. l'attività di recupero, ex articolo 115 o studio legale. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Vado a bomba sull'esito del sondaggio a cui ha risposto l'80% dei partecipanti. Andiamo a vedere quali sono le risposte. Anche qua lascio a te, i commenti, puoi andare anche Diamo tranquillamente. subito, la Sì, risposta della vai, vai. maggioranza è quella giusta, quindi vuol dire che il pubblico è estremamente preparato. Allora, spieghiamo però la ratio. Intanto, quando si parla di recupero, è necessario fare una premessa. Lo vedremo, e lo spirito anche di queste domande, l'interdisciplinarità. Cioè, quando si parla di recupero, non c'è solo l'attività recuperatoria in senso stretto, magari alzare il telefono piuttosto che scrivere un atto, ma necessita di competenze da recuperatore, da giurista, da, perché no, anche commercialista, lo vedremo nella valorizzazione della parte fiscale. Ci sono quindi, bisogna sempre tenere d'occhio tutta una serie di elementi. In più, la normativa, come avevo già forse anticipato, ha subito una forte accelerazione in questi ultimi anni. In particolar modo, l'ultima modifica importante è proprio di questo agosto, quindi freschissima. Sappiamo tutti che è entrata in vigore la legge numero 103 del 10 di agosto, che in qualche modo ridisciplina abbastanza tutto quello che è il codice dell'insolvenza, si chiama anche così. Era un, tra l'altro, se lo andate a cercare, lo do come informazione, il decreto legislativo 14 del 2019, poi convertito in legge 103 2000, del 2023. Perché dico questo? Che sembra quasi più un parlare da avvocato che da recuperatore piuttosto che ingegnere, quale sono? Perché le competenze da questo punto di vista debordano molto spesso tra un settore e l'altro, quindi bisogna avere da una parte un approccio quasi matematico per fare analisi di natura statistica, approccio giuridico per sapere come muoversi e quindi un aspetto di interdisciplinarità notevole. Oggi se ne dà qualche assaggio, poi sicuramente rivolgendovi ai vostri professionisti di fiducia avrete modo di apprezzare tutti questi aspetti. Veniamo però alla domanda. Allora, io posso agire nei confronti delle persone fisiche? In realtà, come sempre, le domande sono un po' capziose per permetterci poi di sviscerare un pochino la materia, però pensiamo chi dobbiamo colpire. Chi è il soggetto che in questo momento è inadempiente? L'azienda. Quindi io ho un credito, la società Alfa ha acquisito o ha un credito nei confronti della società Beta. E quindi, come prima mossa, deve fare un'azione recuperatoria nei confronti della società Beta. Poi sappiamo che un'azienda è fatta di muri, ma è fatta anche di persone. Superata la prima fase, soprattutto quando ha a che fare con un SRL, un SPA, potrò agire nei confronti sicuramente dei garanti, quindi in prima parte, poi eventualmente degli esponenti, però solamente dopo aver aggredito, uso un termine tecnico anche se non è bellissimo, ma il concetto lo rende bene, l'obbligato principale. Quindi assolutamente devo muovermi prima, in questo caso, nei confronti dell'azienda. Ovviamente, se parliamo di
società di persone in cui c'è un'unione tra la persona fisica e la persona giuridica, ovviamente agisco contro, ma sto agendo di fatto su una persona fisica. Quindi questo sempre per dire che una volta che comincio a trattare un pacchetto di tipo NPI, la primissima cosa che suggerisco sempre è quella di guardare bene le pratiche, perché non possono essere trattate tutte allo stesso modo. Bene. Per via giudiziale, ovviamente, è una risposta messa così. È chiaro che l'attività di recupero si declina in stragiudiziale e giudiziale, posso fare l'una, posso fare l'altra, posso fare entrambe, ma non è nei confronti di controparte. No, mai no, invece posso agire e solo esponenti, sì, ma in seconda battuta, lo stesso per le società persone. Spero di aver risposto compiutamente, se ci fossero dei chiarimenti Sì. in Poi materia a in caso di disposizione. chiarimenti poi te li giriamo. Io vado avanti spedito su questa prima parte, che però vedo anche sta coinvolgendo molto le persone che sono collegate. Questo mi fa piacere perché partecipano in tanti sondaggi. Allora andiamo a lanciare il terzo, quindi qua si parte subito, come avete visto, in salita. Il terzo sondaggio. Anche qua ti chiedo, Andrea, brevemente, se a questo punto per non Sì, sovrappormi, lo ok. spieghi tu rapidamente, poi commentiamo le Perfetto. risposte. Ti ringrazio. Sempre collegandoci al discorso ho di fronte centinaia o migliaia o decine di migliaia di pratiche, ho cercato di rappresentarvi le varie casistiche, no? Quindi posso avere dentro qualcuno che è un'azienda e quindi abbiamo un po' visto che cosa posso fare, se lavoro, se attacco l'azienda, devo attaccare gli esponenti o quant'altro. Quando poi arrivo alle persone fisiche, possono esserci dei casi sia come garanti che come esponenti, quindi pensiamo più a una matrioska, cioè io magari ho agito nei confronti di un'azienda, non c'era niente da recuperare, e attenzione, devo dimostrare che questo non era possibile. Arrivo alla persona fisica, garante piuttosto che esponente, ahimè, è deceduta. A questo punto si ferma tutto? Sì, no, non lo so. Cosa posso fare, cosa non posso fare? Quindi se io ho un'azione di recupero di un credito nei confronti di un debitore, questo è deceduto. Posso attaccare gli eredi? E qui ci sono le varie opzioni. È solo se gli eredi hanno accettato l'eredità, se c'è un testamento, opzione 2, se non ci sono gravami da parte dell'Agenzia delle Entrate, solo se ci sono dei beni mobiliari e immobiliari aggredibili, oppure posso farlo sempre, basta che io faccia una comunicazione al notaio e poi mi posso muovere. Anche qua sono andato volutamente dal tecnico perché è un qualcosa che poi quando ti trovi di fronte al caso reale devi orientare l'azione. E lì non si può sbagliare, se no perdo tempo, si Sì. perde tempo, si perde soldi o non si è anche non corretto. Allora, mentre rispondono, se riesci, se no la facciamo in Sì, differita, se ritieni, perché non vai. voglio costringerti a dare risposte complesse in 2 secondi. Sempre Antonio, ci chiedeva, legato alla domanda, precedente, dice: non ho capito bene se una società di capitali, come posso aggredire, i soci. Se non Benissimo. sono Allora, è garanti, se il socio non è garante, è un SRL, chiaro. come faccio ad aggredirlo? Chiaro. Allora, è un discorso abbastanza articolato. Comunque, mi muovo sull'azienda. L'azienda non ha garanti, quindi ok. L'azienda non ha nessuna possibilità. Non è un'azienda, però non voglio spoilerare cose successive, in una situazione concorsuale. Però, se no, poi mi brucio l'altra domanda, devo stare un po' attento, no, a Esatto, quello che esatto. vado a dire. A quel punto, come traslo? Beh, intanto sappiamo un'azione di responsabilità da parte degli amministratori, quindi comunque parlo più in via ovviamente stragiudiziale, tentare una ricomposizione del credito che alleggerisca la situazione in capo agli amministratori può essere una soluzione con un intervento da parte dell'amministratore oppure o con beni propri oppure col famoso cavaliere bianco e quindi la procedura dell'accollo piuttosto che Ok. altre cose. Aspetterei però l'altra domanda perché sennò devo Va dire bene. delle cose che Allora, pretendo già Antonio, delle resta lì, risposte. ok, no, perché sennò Poi ci arriviamo. ci sovrapponiamo. Allora, quindi chiudo il sondaggio, a questa penultima domanda, ok, e condividiamo
se riusciamo rapidamente, così stiamo anche nei tempi, poi con il caso che voglio trattare Bravissimi, successivamente, le risposte. A te, Andrea. perfetto. Accettazione dell'eredità da parte degli eredi. Era una domanda forse abbastanza scontata, però ci permette di mettere una sottolineatura. Attenzione, che sarebbe la vera domanda è entro quanti anni bisogna accettarla? Dico subito, sono 10 anni. Quindi io per 10 anni teoricamente potrei avere questo credito in sospeso, perché finché non l'hanno accettato io non posso attaccare. Ma in senso stretto non posso chiudermi anche la pratica. E quindi è una situazione abbastanza difficile. Ok, in questi casi si guarda la consistenza dei beni immobiliari aggredibili, quindi la risposta è sbagliata, la numero 4. Però nella realtà si guarda, perché se poi non c'è assolutamente niente, ci sono solo debiti, ovvio che gli eredi non lo accetteranno. Piccola chiosa, attenzione, perché in alcuni casi, ma lì poi è più un lavoro da fare con l'avvocato, ci sono i casi un po' subdoli dove l'accettazione non è stata fatta de iure. Ma de facto sì, per cui magari la persona vive nella casa del defunto e a quel punto si potrebbero avvisare un'accettazione di fatto. Però è chiaro che a quel punto non si va così in automatico, ma bisogna dimostrarlo nelle opportune sedi. L'obiettivo di questa domanda, al di là è far riflettere sulla poliedricità di quello che deve essere fatto. Quindi Ecco. attenzione che dietro una pratica magari si aprono, che ne so, aspetti di diritto di successione che uno non si aspetterebbe, ma io parlo di credito, e sì, però gli assi ereditari sappiamo che possono essere complessi, possono esserci tante cosettine. Dopodiché, Sì. opportuna comunicazione al notaio, no, senza aggravarmi, ok, presenza di un testamento, no, non è necessario perché si può accettare l'eredità anche se non c'è testamento, ovviamente. Sì, tra l'altro qualcuno chiede, io ricordo che Andrea si presta, poi lui non è un avvocato, anche se ha un'esperienza vastissima e lavora con tanti avvocati. Tra i casi subdoli, Cesare dice: ma se uno ha accettato con beneficio di inventario, ti è capitata questa opzione qua? Sono successe Allora, è cose di chiaro che questo. a quel Ne vuoi punto, parlare quando tu fai... Sì, rapidissimamente, così allora, andiamo. è Vai. chiaro che poi quando si arriva in quella situazione, molto probabilmente si esce dalla fase stragiudiziale e si entra nella fase giudiziale. E a quel punto esistono le leggi, ma esiste soprattutto la giurisprudenza e gli orientamenti. E poi esiste il giudice. Questa è la realtà dei fatti. Quello che cercheremo di fare oggi, infatti, non è tanto una disciplina del caso per caso vedere tutto, ma cercheremo di fare un lavoro un po' più da service, un po' più da ingegneri, dare una valutazione statistica alla probabilità di riuscita, anche perché spesso quando si parla di portafogli NPL, si parla di portafogli non di una, due, tre, quattro, cinque, 10 unità, ma di centinaia o migliaia di unità. Per cui il fattore statistico incomincia a diventare fondamentale, compreso un altro aspetto, che il diritto si applica ovviamente per 1 milione di euro, ma anche per 100 euro. Poi nella pratica siamo tutti uomini d'azienda, siamo uomini che vivono nel mondo reale. Se ho da recuperare 1.000 euro di capitali, potrò investire, potrò agire in maniera diversa, o meglio, posso fare tutto. Però non mi converrà magari fare tutto quanto, ma trovare delle soluzioni più efficaci. Quindi, quello che noi andremo a vedere, anche per dare dei driver sull'indice di complessità e lungaggine della pratica stessa, perché il fattore tempo, il fattore investimenti sono estremamente importanti, soprattutto in un mondo dell'NPI. Poi molto diverso se ho sotto mani un NPL o un UTP, ma ne parleremo anche di questo. Va bene. Ok? Allora, andiamo con l'ultima delle quattro L'ultima, domande, poi così poi posso ricordo che rispondere ad Antonio. Esatto, bravo, non ho se l'hai dimenticato. legata al dito, Antonio, visto No, per carità, che ospite grazie a abbiamo. lui. Allora, l'ultima domanda la lancio subito, anche qua ti chiedo di Sì. così, raccontarla con la consueta rapidità, così andiamo alle risposte. Ok, allora, qui ho le parole, sono abbastanza pesate. Allora,
Parlo di NPE, quindi sono dei crediti pregressi a che cosa? Anzi, ho un'azienda, si apre una procedura, io dico fallimentare, non me ne abbiate, comunque una procedura concorsuale oppure secondo il nuovo codice dell'insolvenza di liquidazione giudiziale, a questo punto cosa faccio? Sono ovviamente crediti pregressi perché altrimenti non avrebbero senso entrare in un pacchetto NPE. Sugli UTP se ne può parlare lungamente, questo complica ulteriormente l'argomento. Bene, che cosa posso fare a questo punto? Butto via? Posso recuperare sempre? Non posso recuperare, quindi butto via quel credito. Solo se è una SPA posso fare. SPA è ovviamente società per azioni, non è quella dove ci si va a rilassare. Per le altre invece si deve agire sui legali rappresentanti oppure devo svolgere una precisazione del credito e insinuazione al passivo. Visto il taglio delle persone, mi aspetto una risposta un po' all'unisono, però Vediamo, vediamo, vediamo. hanno risposto, aspettiamo il 60%, poi chiudiamo il sondaggio, così puoi concludere questa parte e cambiamo capitolo, parliamo sempre di NP, ma andiamo a vedere qualche numero questa volta del caso reale. Ok, sono quasi al 60, forza ancora un po'. Perfetto, chiudiamo il sondaggio e condividiamo, grazie ai tuoi commenti, le ultime risposte. Vai Andrea. Perfetto, è un plebiscito e serve una precisione del credito in situazione al passivo, lì vabbè, piccolo errore di battitura al non la passivo, scusate. Ok, Non è colpa tua, no, è ma per colpa carità, mia. No, no, comunque. no. Ok, bene, la storia dei legali rappresentanti ne abbiamo già parlato prima, quindi era un po' pleonastico. Posso, azioni di credito pregresse, posso farlo. Tra l'altro qui si apre un argomentino che magari ha senso dedicargli 2 minuti perché poi fa parte della strategia anche di recupero. No, mai no, posso agire nei confronti delle aziende, ovviamente come dice, come disciplina la normativa vigente, attraverso opportuna precisazione del credito e insinuazione al passivo. Teniamo sempre conto, magari per direi non tantissime persone che non sono troppo addetti ai lavori, negli anni c'è stato un moltiplicarsi, soprattutto delle procedure, quindi è diverso gestire un 161,6, un 160, un 182 bis, un 67. Sto solo citando possibili procedure che possono essere innescate e ricordo anche che le posizioni possono passare da una procedura all'altra, quindi avere un efficace monitoraggio anche di quello che avviene una volta che mi sono insinuato. Non solo a scopo recuperatorio, ma anche per essere adempiente, si può fare. Su questo la normativa poi è cambiata per il recupero dell'IVA, però se compro dell'NPI non è per fare quel tipo di attività, ma per agire principalmente sulla sorte capitale, quindi su quello mi muovo. Adesso che finalmente ho smarcato la posizione, quella che delle procedure concorsuali fallimentari, scusate, io userò fallimentare anche perché in una parola c'è dentro tutto. Posso in qualche modo ritornare sulla domanda di Antonio. È chiaro che se io dall'altra parte ho un'azienda che si è cancellata dal registro delle imprese da più di un anno, è andata, ci posso fare tanto. Sempre che nel frattempo non abbia promosso delle azioni che comunque hanno bloccato determinate cose, ma devo starci un pochino attento. Se ho un'azienda che ha dichiarato fallimento e io non riesco a fare un'azione di rivalsa, magari per fraudolenta piuttosto che appropriazioni non corrette o revocatoria, è chiaro che io lì, come si dice, il mio credito è saltato assolutamente. Cercherò di valorizzarlo fiscalmente per il valore di acquisto, quindi il valore di incarico, ma non posso fare molto. Se la società è ancora operante, per operante intendo o in procedura o opera banalmente. E oppure in situazione fallimentare, è chiaro che prima mi muoverò sull'azienda. Dopodiché, se si ravvisano delle inesattezze, per esempio, sono stati distratti dei capitali, ecco, a quel punto, con opportuni processi di revocatoria, piuttosto che dimostrando che c'è stata un'appropriazione di debito, è chiaro che a quel punto posso andare sulla persona fisica. Esiste poi prassi, è chiaro che quando un'azienda non va bene, magari è tutto l'interesse dell'amministratore o della compagine sociale evitare
di dover arrivare magari a una verifica che negli anni non sia stato mai fatto un'appropriazione, anche perché in Italia, ma in tutto il mondo, magari qualche macchina intestata, qualche cosa preso, qualche divisione di utili quando magari non c'erano troppo le condizioni o si sarebbero potuti accantonare. Cioè, parliamo sempre di aziende che se sono in crisi, insomma, qualcosa di sbagliato l'hanno fatto. Può essere solo il mercato, può essere solo l'amministratore, gli amministratori, può essere un mix delle due cose. Quindi molto spesso parlando con la compagine sociale, magari si accollano parte del debito o comunque con soluzioni di saldo e stralcio, vogliono aderire la posizione dell'azienda e di conseguenza anche la propria azione eventuale di responsabilità. Teniamo sempre conto che ci sono le azioni di responsabilità in capo agli amministratori che negli ultimi anni si sono fatte abbastanza più pesanti anche nei confronti di società di capitali, in particolar modo SRL ed SPA. Sì, Una volta era più difficile. se posso interromperti, perdonami su questo, perché è anche collegato al nostro caso, con il nuovo codice della crisi, quindi la famosa composizione negoziale, già si è vista qualche sentenza in cui, io ne ho vista una per esempio a Cuneo, in cui sono stati condannati due amministratori di una SRL, non perché avessero fatto qualcosa di fraudolento o di distratto capitale, semplicemente perché non avevano, secondo il giudice, dotato, no, la società degli adeguati assetti, fatto le verifiche, eccetera. Cioè, 2 milioni di euro, questa era una SRL, per cui quello che stai dicendo, pur facendo un mestiere diverso dal tuo, anche se strumentale tante volte, ahimè, l'abbiamo visto proprio recentemente, quindi quanto mai Poi attuale. aggiungo un'ultima piccola chiosa. Noi adesso stiamo vedendo le cose come giusto, in modo pratico, ma comunque non nella vita di tutti i giorni. No? Stiamo descrivendo dei casi, stiamo facendo le domande, stiamo dandoci delle risposte. Teniamo sempre conto che quando si fa una buona azione di recupero è sempre un'azione dove si parla con qualcuno. Cioè, la mera azione ti mando l'atto e finiamoli su una PEC, faccio la cosa più asettica che si possa fare, sì, può dare i suoi frutti, ma alla fine un buon recuperatore, a mio parere, è qualcuno che poi interagisce con delle persone per cercare delle soluzioni, che poi questi siano piani di rientro, saldi e stralci, piuttosto che no, tutto di più, capitali, interessi, spese, chi più ne ha più ne metta, ma alla fine si parla sempre con delle persone fisiche dall'altra parte. Quindi, perché altrimenti con i muri non si parla, è un'ovvietà, per cui necessariamente questa interazione con gli amministratori, anche in forza di quello che hai detto tu e del nuovo orientamento che dà la giurisprudenza, se qualche anno fa si diceva che l'SRL o l'SPA proprio responsabilità limitata o addirittura per azione quasi l'amministratore dice boh, chi se ne frega, problemi di qualcun altro, non, sto esagerando, ma c'era un po' questa Sì, credenza. Oggi molto bisogna meno. stare attenti. Senti, Andrea, Alessandro, nonché il mio socio in Linus, fa una domanda a mio avviso interessante, no? Cioè lui dice: con quale frequenza, penso in base alla tua esperienza, le posizioni che vengono acquistate come NPE in realtà si rivelano in ottimo stato di salute? Perché qua c'è un altro aspetto, noi di portafogli come Linus ne vediamo tanti lavorando in questo settore e abbiamo imparato a non fidarci delle etichette, perché poi arricchisci di informazione, fai delle cose e scopri che non è vero che l'abito fa il monaco. Quindi cosa gli rispondiamo? Si Beh, arrabbia, che Alessandro, per lui è maloso se non gli rispondiamo, quindi rispondiamogli allora bene, ma che ha gli rispondo, tra brutto l'altro è carattere. cattivella, la domanda è cattivella e per questo poi ci dobbiamo vedere per una cena, no, battute a parte. Allora, è chiaro che le etichette hanno il valore aggiunto della semplicità e della facile identificazione, ma hanno il problema che dietro un'etichetta c'è un mondo, no? Già qualche anno fa non si parlava di crediti deteriorati o incagliati, poi si è incominciato a parlare di NPL, poi si è aggiunto gli UTP, che sono una fase non di NPL, ma solo perché di fatto è una scelta di campo, no? Per esempio dell'istituto che dice questo è un credito potenzialmente problematico. Sulla base di che cosa? Sulla base dei parametri che decido io. Per me può essere il fallimento, esagero.
per me può essere anche solo che ha saltato una rata o anche che non ha saltato una rata. Mentre l'NPL ha comunque un fattore più oggettivo, tot rate non pagate, quindi in qualche modo dà per quanto possibile, una oggettivazione di una pratica che si trova in un certo status, teoricamente UTP posso dire perché non mi piace il nome di Stefano e tutti quelli che si chiamano Stefano io li battezzo UTP. UTP. Ovviamente ho portato un concetto all'estremo nel non senso, ma è una dichiarazione quasi di parte, no? Ovviamente questo porta anche a dei pacchetti che sono estremamente eterogenei. Magari il cedente, per sue ragioni, sue logiche, sue metriche, sue puntini puntini, ha trattenuto molto quelle pratiche e quindi ci sono degli NPL, uso già un termine NPL perché l'UTP, abbiamo detto, è un po' ancora più ampio come ragionamento, che sono, diciamo, società ormai in fallimento o fallite e allora ovviamente è conclamata la problematica, diciamo così, oppure alla seconda rata io decido di sbarazzarmi di quel credito perché magari per via di Basilea voglio alleggerire i bilanci e comincio a cederlo. Sicuramente, e qui chi è più addetto ai lavori lo sa benissimo, bisogna guardare anche il mercato. Sapete tutti che esiste un primo, un secondo, un terzo mercato. Cosa vuol dire? Il credito, diciamo, ceduto la prima volta, accede al primo mercato, poi quello che è stato comprato più o meno lavorato, e qui dipende ovviamente chi lo lavora, chi lo gestisce, quanto si decide di investire anche nell'azione recuperatoria, piuttosto che eccetera, eccetera, può essere rivenduto aziende quotate di 106-107, e quindi genera il secondo mercato, poi addirittura un terzo mercato. È chiaro che vado a prendere un credito. Prossimo a addirittura c'è anche un mercato di pratiche prescritte. Pratica prescritta, ma nulla vieta di tentare un'azione. Poi se gli altri mi dicono ma è prescritta, vabbè, non potrò recuperarla, ma nulla mi vieta di venderlo e a qualcun altro comprarlo. Quindi è chiaro che se prendo una pratica prescritta, lavorata 10 volte, con azienda di controparte, non dico fallita ma inesistente, o addirittura persona fisica deceduta, quindi lo gira su eredi, l'attesa di recuperato è totalmente diversa rispetto a se mi muovo su un credito di natura ipotecaria con 2 rate scadute, venduto in un pacchetto enorme di una banca e mai lavorato. È chiaro che è una cosa diversa. Quindi a maggior ragione io suggerisco sempre dire l'etichetta va bene, ma andiamo dentro a vedere pratica per pratica, in modo poi automatizzato, perché se hai 10.000 pratiche non è che puoi metterti lì, lo puoi fare sopra un certo valore, ma se no rischi di fare una due diligence che dura 6 mesi e non ti puoi permettere magari 6 mesi. Ecco, ultimo dato che lascio, il fattore tempo è fondamentale, sia nelle informazioni ma anche nell'azione recuperatoria. Per assurdo, se il credito è vecchio di 10 anni, un mese in più, un mese in meno, non cambia. Se lavoro sugli UTP, quindi o con delle 2 rate scadute, 2 mesi cambiano, tanto, tantissimo. Quindi il fattore tempo e automatizzazione è fondamentale. Ecco, Spero di aver risposto a entrambi, ad Alessandro e Antonio. grazie. Poi ci sono tante altre domande, lo dico a chi le sta facendo, non le posso passare tutte in diretta al dottor Bertol, ma gliele passerò in differita, poi insomma lui insomma, Prova, vi prova a risponde, risponderti, provo. no, ma no, perché non riusciamo altrimenti a stare nei tempi, anche se Ok. penso insomma, che tutti stiano apprezzando quello che ci stai raccontando. Così, insomma, un maligno potrebbe dire che insomma, sulle etichette, io ho visto, voi avete visto i famosi long data tape, no? E tra l'altro oggi daremo un caso che riguarda un portafoglio intero che discuteremo la prossima volta, contengono queste etichette, no? Quindi il mio suggerimento è mai fidarsi, ma non perché le banche non siano capaci di valutare. Perché sulla massa infinita delle posizioni che cambiano in ogni secondo, ci può stare che uno viene etichettato come falso cattivo, in realtà un buono. Allora, noi qua parlo di Linus per un secondo, abbiamo proprio anche sviluppato una soluzione che gestisce i portafogli che cerca un po' di ribaltare l'ottica, no? Soprattutto sugli UTP, cioè no, cerco di lavorare sull'automazione perché poi non abbiamo detto un aspetto, ma lavorare questi portafogli costa un sacco di soldi.
costa tantissimo perché sono tempo, analisti, risorse, due diligence, informazioni, comunicazione, per cui sono dei costi che vanno ad incidere in maniera pesante poi sulla redditività di chi li acquista in una certa ipotesi poi di recupero. Allora noi abbiamo lavorato tantissimo sull'automazione, l'automazione intelligente e poi cerchiamo anche di dare gli strumenti per ribaltare l'ottica che vuol dire, e qua mi aggancio per introdurre il nostro caso, che vuol dire cerca anche l'opportunità all'interno dei portafogli, soprattutto gli UTP e qua ti devo dire Andrea che io nella mia esperienza ho notato, no, senza fare nomi, in molti operatori, no, fortissimi sugli NPL, insomma, qualche difficoltà. Perché erano abituati a guardare una roba diversa, no? E quindi quelle metriche lì, quei sistemi anche informativi lì, quel tipo di informazioni lì, non gli permette sempre di vedere. Quindi stanno un po' cambiando tutti rapidamente, il modus operandi, perché, insomma, qua Guarda. è una, detta male, è un animale vivo ancora, che Eh sì, magari no, guariamo, là no, là è morto, ecco, quindi è infatti diverso. la grossa differenza, se mi si può permettere questa mini chiosa, tra un UTP e un NPL è proprio l'approccio di chi poi deve andare a recuperare. Con un NPL l'approccio è uno, cercare di massimizzare gli incassi nel più breve tempo possibile, punto. Poi cambierà se è un SEC, un non-SEC, eccetera. Con gli UTP, tu dall'altra parte hai aziende in difficoltà, neanche dico crisi, dico in difficoltà. Quindi devi anche equipaggiarti magari del commercialista, del consulente che vada nell'azienda perché risanando l'azienda porti a casa il tuo e puoi fare delle scelte. Qualche volta addirittura succede che partono UTP. Ci vuole un po' di tempo magari nel fare determinate due diligence, eccetera, e poi diventano NPL, scadono NPL. Tra l'altro c'è anche il vincolo del desk bancario, ci sono anche dei vincoli tecnici poi sugli UTP. Però senza entrare in questi tecnicismi, dobbiamo tener conto che è la differenza che c'è tra la procedura concorsuale e una fallimentare. Cioè, non sto facendo un parallelismo. In uno il percorso è netto, sanno tutti cosa vogliamo. Dobbiamo incassare il più possibile, al diavolo quello, cioè, nell'ambito del legittimo, eccetera, eccetera. Nell'altro bisogna essere disponibili, avere il tempo e gli investimenti, cioè gestire un UTP sembra stare mai maggiore, cioè investimento maggiore per singola pratica, perché bisogna entrare nell'azienda, capire la problematica e cercare di, perché altrimenti la faccio scadere rapidamente in un NPL, faccio una bella istanza di fallimento, la faccio finire dentro di là, però a quel punto perché ho preso un UTP per farlo cadere in un NPL, compravo già l'NPL. È proprio un approccio diverso, ecco. Ecco, noi su questo abbiamo, l'altra volta abbiamo condiviso un caso che abbiamo chiamato NDG 10.092. Ricordo a chi non ci fosse stato l'altra volta, abbiamo creato un portafoglio di aziende reali, non è un portafoglio reale, ma un portafoglio di aziende reali che sono in determinate situazioni solo e esclusivamente utilizzando delle informazioni pubbliche e l'abbiamo reso verosimile, per ovvie ragioni non si può condividere un portafoglio reale. Poi ci sono aziende eterogenee, quindi società di capitali, di persone, ditte individuali, persone fisiche, con soggetti in procedura, soggetti non in procedura, soggetti classificati come UTP, soggetti quindi un portafoglio che veramente no, potrebbe tranquillamente domani essere un portafoglio vero. E da lì, per iniziare, abbiamo estratto l'altra volta un caso di un'azienda. L'azienda, se io la faccio vedere rapidamente per condivisione, era un'azienda che aveva una serie di requisiti. Allora, io cerco di trattarla, guardando anche l'orologio, abbiamo una ventina, 25 minuti, quindi cerco di sintetizzare un po', per cui anche poi sugli interventi andiamo veramente rapidi. Allora, intanto, che informazioni abbiamo su questa azienda? Società di capitali. Ha un GBV, quindi anche questo gergo utilizzato, no, largamente nel settore, di 59.000 euro. Tipologia corporate, anche qua tipologia, questo il foglio che vediamo adesso, i dati che vediamo adesso riflettono in parte delle terminologie che sono proprie della banca e attenzione, non sempre.
due banche classificano nello stesso modo la stessa azienda, non solo dal punto di vista del merito di credito, ma anche proprio corporate retail, perché hanno delle soglie, dei threshold completamente diversi. Per cui noi abbiamo una soluzione che vi permette di mettere insieme questi elementi, no? Che sono il gergo della banca, con anche poi le informazioni ufficiali, in modo tale che poi guardate quelle ufficiali e non è detto che si declinino nello stesso modo. ANSEC, quindi questo è un signore che non ha una garanzia, che ha 60.000 euro di debito, elemento che toccavi tu in precedenza, Andrea, lo stato della società è una società attiva, no? E quindi questo è una cosa che Ceteris Paribus ci piace. Ha 8 dipendenti, qua un'altra nota, perché insomma, è artigianato fintech questo, se vogliamo, no? Un'altra nota interessante è che il sistema va a leggere nei dati dell'INPS che sono trimestrali e quindi ti dà il numero di dipendenti aggiornato. Quindi magari il bilancio, ammesso che sia una società di capitali che sia disponibile di un anno fa o di 2 anni fa, però se tu vedi che il trimestre scorso aveva 8 dipendenti, non c'è una procedura, o no, Andrea, potrebbe già essere questa un'informazione carina, lapidario. Tra l'altro, su questo sappiamo anche che appunto il codice dell'insolvenza mette dei vincoli anche nel momento in cui, per qualunque motivo, questa azienda non avesse ottemperato a quelli che sono poi il pagamento dei dipendenti o comunque delle tasse ad esse inerenti. Addirittura per legge, superando certi valori, questa azienda entra in una situazione concordataria o comunque in una situazione di indebitamento che scuda l'azienda stessa per un certo periodo, ricordo, massimo 12 mesi, anche non continuativi, da qualunque azione di recupero. Quindi sono elementi che servono sia per capire meglio l'azienda, ma anche per capire poi delle operazioni che non solo l'azienda potrebbe fare a sua stessa tutela, difensive, ma d'ufficio. Ricordo che una volta c'era l'OCRE che automaticamente doveva fare determinate cose, adesso è cambiato, adesso vedremo. A fronte alla nuova normativa, che cosa succederà dal punto di vista pratico, però magari qualcun altro la mette in quella condizione, a quel punto mi blocca l'azione di recupero. Per quanto tempo? 12 mesi. O porco Giuda, intanto ho comprato sto credito, ce l'ho lì, lo tengo fermo, cosa faccio? Cosa non faccio? Non, se non aggredisco l'azienda non vado sulle persone, l'abbiamo detto prima con la domanda che abbiamo affrontato prima. Quindi teniamo anche conto dell'aspetto di immobilizzo, cioè questa è una pratica, 50.000 euro, non so che valore possa essere stata comprata, l'aliquota, vabbè, non la conosco, ma sicuramente non l'hanno comprata per 5 euro. Quindi probabilmente ANSEC, accidenti, avessi sotto un secured, cioè un ipotecario, si potrebbero fare determinate cose. Non ho un soggiacente, ACP, Però ti e lancio una provocazione, ormai. scusami, però su questo ti interrompo, ti lancio una provocazione legata alla domanda anche di Alessandro, no? Se ANSEC è vero che non ho la garanzia, però anche è vero che conta di più la bravura del valutatore o dei sistemi che tu Certo. hai, no? Perché magari questo è qua che si nascondono i casi di falsi cattivi, no? Assolutamente, assolutamente. E allora, andando, ti tengo lì un secondo, perdonami Sì, Andrea, vai. andando in progressione, questa è un'azienda che ha, nonostante tutto, reso disponibile il bilancio del 2022. Questo è un altro aspetto importante, no? Intanto rispondo a Lorenzo, sì, la soluzione a cui mi riferisco si chiama Linus Portfolio, poi insomma, chi ha piacere insomma, possiamo fare una demo, però al di là di quello è chiaro che c'è un bilancio disponibile recente. E questo piace perché a parità di numero e parità di GBV, se non c'è un bilancio, pur non essendoci una procedura, magari c'è qualcuno che la sta preparando la procedura, no? E poi noi, insomma, nel nostro piccolo andiamo anche, proprio anche a consigliare, no, ai service, a chi recupera, di instaurare dei sistemi, Linus Portfolio, ad esempio, questo lo fa, che monitorano in tempo reale se e quando arriva il nuovo bilancio. E quindi se nella tua valutazione quella posizione la valuti al 30% perché ci sono una serie di ragionamenti, ma al bilancio ultimo il 2021 e non ha procedure, nel momento in cui arriva al 22 nel registro imprese, diciamo che viene immediatamente raccolta la notifica, viene analizzato in tempo reale dal sistema, in questo caso è Linus, ma uno può usare Excel tranquillamente, viene analizzata la posizione e se il bilancio è di un certo tipo viene alzata, no? All'analista viene detto: guarda, che questa qua è una posizione che con il nuovo bilancio è migliorata e lui lo sa in tempo reale. Questa cosa la banca non la sa sicuramente, nemmeno in fase di cessione, ma io oserei dire,
sicuramente non in fase di cessione, figuriamoci poi nella fase di recupero, no? Quindi questo è il caso che noi abbiamo. Poi c'è tutta una serie di informazioni, io qua ne ho messa qualcuna, ma voglio andare avanti rapidamente, permettimelo Andrea, di classificazioni, se l'azienda è forborne. Qual è il concetto? Ogni volta che io ho un campo, voi ne vedete alcuni, pochi di quelli che sono gestiti a video, quel campo può diventare oggetto di un algoritmo, di una formula. E quindi quello che noi facciamo poi con i clienti è valorizzare il loro modo di lavorare. Quindi se tu mi dici che nella tua strategia di recupero quelli che hanno il bilancio disponibile, che sono ANSEC, che sono di questo settore, che sono in quest'area geografica e hanno i dipendenti positivi anche nell'ultimo trimestre, eccetera, 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 mi dici qual è la formuletta. E in base a quella formuletta già il sistema ti propone una valutazione di quello che può essere GBV rettificato, quindi il valore di recupero di quell'azienda. Quindi seguiamo la logica del cliente, semplicemente lavoriamo sulla sua automazione, perché riduci i costi del 90% e i tempi li acceleri, li diminuisci, quindi acceleri di tantissima velocità. Ma al centro c'è sempre non la piattaforma, ma la testa di chi le sta guardando queste posizioni, perché l'esperienza, soprattutto sugli UTP, l'abbiamo detto, è importante. Quindi vado abbastanza rapido sul fatto che questa azienda poi avesse una tipologia di finanziamento che era un mutuo come forma tecnica. Qua vediamo le scadenze, l'apertura, tutti i temi che ha toccato Andrea. Qua c'è un aspetto interessante, no? Noi stiamo guardando i dati del 22. Chiaramente il sistema però ti dà degli alert che devi unire anche alle valutazioni finanziarie. In questo caso vediamo che l'azienda è stata in concordato preventivo dal 2017 e questo concordato si è chiuso il 18 di gennaio del 2021. Quindi concordato si è chiuso nel 21. Io ho il bilancio del 22. Questa è un'informazione, un flash di 60 secondi. Questa informazione come la useresti tu? Cioè, che tipo di impatto ha sulla valutazione? Lo chiedo anche a chi ci segue da remoto. Beh, sicuramente ha un impatto, intanto perché c'è un'evidenza. Era una situazione che era partita in concordato con riserva, lo vediamo in basso, 27.4.2016. Poi mi finisce in preventivo nel 2017, poi ne esce nel 21, sarei tanto curioso di capire come ne esce, perché sappiamo che dal concordato se ne esce in due casi, o perché le cose sono state risanate, oppure perché scadute determinate cose, non si può andare avanti. A quel punto si ha la doppia strada, o si evolve verso il mondo fallimentare, uso sempre vecchia terminologia, ma rende subito il concetto, oppure entra in bonis. Sembra una contraddizione, ma entra in bonis. Non sarà questo il caso, però è l'occasione per poterlo dire. Molto interessante è quel dato che mi hai detto prima, se mi torni dietro di una slide. Era un mutuo, ok? Ma io mi trovo un ANSEC. Sembra una contraddizione, perché se in genere un mutuo, se c'è una cosa abbastanza certa, la banca ti chiede una garanzia, ti chiede comunque un'ipoteca. Perché non c'è più? Perché magari era per comprare qualcosa che è già stato in qualche modo liquidato, e quindi questa è la parte che resta al chirografo, diciamo così, non lo so. Sono tutti elementi abbastanza interessanti, perché se così fosse vuol dire che la situazione di questa nostra controparte è un po' più inguaiata, perché in un caso, se uno ti hanno dato affidamento per 60.000 euro, vuol dire che dopo tutto non è rimesso così male. Però trovo un'azienda che ha chiesto un mutuo, resta una parte, quindi penso che magari abbiano portato via l'immobile. Adesso sto facendo tutto, penso servono degli approfondimenti. È entrato in concordato, ne esce come, ecco, chiamerei in questo caso Linus piuttosto che uno degli ottimi colleghi di Linus, e dico: beh, fammi un po' capire meglio come è andato veramente questo concordato, fammi capire un po' meglio la storia della pratica. Ecco, qui andrei a guardarmi, per 60.000 euro lo farei, il fascicolo, perché se parto con un mutuo che hanno già fatto azione giudiziale, hanno salvato l'immobile, mi cedono la parte residuale, magari interessi, probabilmente sarà difficile. Allora oriento verso che cosa? Verso un saldo e stralcio. Gli dico: senti, non darmene 59, facciamo che me ne dai 10, la chiudiamo, 10, 20, quello che è, la chiudiamo lì.
Perché se vado in giudiziale ne investo altri X e poi dopo magari vinco la battaglia, ma perdo la guerra. Ecco, questo è un piccolo accenno, poi va Allora, studiato, eh. assolutamente sì, bello, bello. Io do qualche informazione in più a chi ci segue. Nel frattempo Monica giustamente dice che le banche spesso erogano anche mutui senza poter quindi chirografare. Poi non entriamo adesso a vedere tutti i casi, ma certamente Monica è così. Io le informazioni che volevo aggiungere, che non c'erano nel caso, e poi andiamo a vedere anche la parte di analisi proprio dei numeri, no? Perché UTP, società di capitale, è il classico caso in cui mi interessa andare a capire se in qualche momento l'azienda ha prodotto cassa, quindi magari solo un incidente di percorso legato a un singolo anno, quindi quella è una delle opportunità che il sistema mi deve aiutare ad identificare. E vedete, nella parte informativa, diciamo, no? Che non è quella determinante nei casi degli UTP, ma aiuta, no? Come diciamo, elemento di valutazione. Le procedure sono state sull'azienda, si sono chiuse e intorno questa azienda è tutta verde. Quindi dal punto di vista dei soci, degli esponenti, non siamo di fronte al classico caso di un'azienda che è di un amministratore che ne aveva aperto un'altra, che in fallimento ne aveva aperto un'altra, che in concordato, cioè, li avete visti tutti quei casi lì. Non è uno di quei casi lì. Inoltre, e qua io lo dico in maniera insomma, esplicita, noi abbiamo anche creato su Linux un semplicissimo algoritmo che va a parlare con Google, quindi il motore Google, ma l'abbiamo creato noi, che è una cosa carina, cioè lui mi va a leggere, a cercare l'azienda e me la trova anche nei metadati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se quell'azienda lì è in qualche file PDF, in qualche sito, ok? Lui me la identifica. Qua abbiamo fatto una ricerca per codice fiscale che abbiamo naturalmente coperto e viene fuori che questa azienda è inclusa in un decreto come dire, operazioni di finanziamento, no, in parte a fondo perduto deliberate dalla Regione Veneto di fine 2021. Quindi concordato chiuso. Bilancio 2022 e in più qualcuno, la regione, sfruttando il PNRR, gli ha dato 102.000 euro di cui il 25% a fondo perduto. Questa roba qua non è un'informazione ufficiale, non è un protesto, non è un bilancio. Però oggi queste informazioni ci sono, allora la tecnologia ci deve aiutare ad andarle a scovare. Andrea, se riesci in 45 secondi a dirci l'impatto di questa informazione se fossi tuo recuperatore. Sicuramente è un impatto che ci aiuta a capire meglio l'identikit, anche perché qualcun altro, la Regione Veneto in questo caso, ha fatto delle valutazioni di merito e legandosi anche all'informazione aggiuntiva che abbiamo visto prima, quella delle slide, capiamo che quantomeno l'azienda non è fatta da persone che hanno il vizio di creare delle situazioni debitorie poi non ottemperate. È chiaro che questa sarebbe la classica pratica in cui bisogna ancora una volta parlare con le persone. Sarebbe proprio il caso in cui bisogna confrontarsi con gli esponenti della controparte per capire meglio e capire meglio quali sono le loro anche intenzioni, quindi l'origine del debito. Come intendono non temperarlo, perché il debito è dovuto, cioè diamo sempre per scontato che uno poi non lo voglia a tutti i costi pagare, ma magari ci sono delle esigenze in forza di queste sovvenzioni, magari esiste la liquidità per poterlo fare o c'è un interesse a farlo, un intento a farlo. Quindi sicuramente queste informazioni magari non ci dicono istantaneamente, allora è più facile e più difficile recuperarlo, però sicuramente ci danno degli elementi di confronto fondamentali piuttosto che alzare un telefono e dire: guarda, ci sono qui 60.000 euro mal contati da pagare, cosa intendi ottemperare piuttosto che ti faccio la famosa che vi ho detto prima, istanza piuttosto che il decreto. Ecco. Andiamo avanti, ti vedo Grazie. dei rossi. Andiamo avanti. Adesso, qua cosa stiamo vedendo? Qua siamo passati su Linux. Chiaramente, nel momento in cui io importo un portafoglio, poi vi faccio vedere come si fa con un brevissimo sketch, tutte queste analisi vengono fatte in maniera automatica. L'utente non se ne accorge, ma c'è un sistema dietro che le fa, va a parlare con le base dati, database, fa le valutazioni, mette le evidenze, ma non si impone mai sulla valutazione dell'utente. Questo lo ripeto alla noia perché
per noi come impostazione anche aziendale è sacra questa cosa. Allora, questa qua è un'azienda che sul bilancio 2022, che è l'ultimo che è arrivato, e abbiamo detto prima che eravamo contenti, dal punto di vista, insomma, della parte economica ha fatto margini negativi e insomma ha perso ricavi rispetto al 2020, quindi una situazione un po' paradossale, cioè era in concordato, faceva più ricavi di quando poi è finito concordato. Questa è un'altra cosa, questo è un caso vero, quindi poi lascio a voi la valutazione. Ha una buona struttura patrimoniale e vedete che insomma nel 2022 ha avuto un cash flow negativo. Questo è un altro aspetto che sottolineo sugli UTP, e questa è proprio materia nostra invece. I bilanci non sono tutti uguali. A volte non c'è anzi spesso non c'è il rendiconto finanziario, e quando c'è nel bilancio è in formato OIC, quel formato è un formato non di natura gestionale, no? Allora Linus cosa fa? Lo ricostruisce e aggiunge un flusso di cassa suddiviso per gestione. Perché? Perché, accidenti, se i dati mi consentono di ricostruire il flusso di cassa, e se io vedo che un'azienda ha avuto un flusso di cassa magari negativo nell'ultimo periodo, ma che è sempre andata bene prima, questo probabilmente è un'altra informazione, elaborazione, meglio detto, privilegiata, che mi consente magari di alzare un pochino il tiro e fare un'offerta maggiore per quanto riguarda questa posizione. Ricordo che questa è una posizione che è insieme ad altre centinaia che poi fanno parte del portafoglio che vi daremo come case study per la terza e ultima sessione. Se guardiamo lo storico rapidamente, vedete che sugli ultimi 3 anni il problema si è manifestato nel 2022. Quindi noi non sappiamo qual è la giustificazione, no, di questo andamento. Ce ne possono essere mille: mi si è schiantato un mercato, ho perso il cliente principale che mi ha reso il liquido per un momento, e sarebbe la miglior notizia perché magari questi stanno riprendendo, hanno risanato e diventano un'azienda normale a tutti gli effetti, no? Quindi hai voglia, no? Cioè quell'UTP lì, l'altra volta si parlava di 10%, 15%, altro che 10-15%, lì posso puntare a ambire a qualcosa di più elevato. Patrimonialmente, altro aspetto interessante è capire il mio debito finanziario, no, che spicchio rappresenta di tutto il debito dell'azienda. Questa è un'azienda, ricordate, dai dati, no, che a nostra disposizione della banca, aveva un GBV di 60.000 euro. I debiti finanziari totali, sono 295. Tra l'altro sono arrivati questi debiti, sono cresciuti dopo il concordato, quindi è una situazione abbastanza particolare. Questo è il flusso di cassa che vi abbiamo mostrato in precedenza. Anche qua vedete degli andamenti sicuramente alterni, però guardate il flusso di cassa operativo. Questo è il punto di caduta un po' di tutto il ragionamento. Questa è un'azienda che ha fatto un cash flow operativo ricalcolato dal sistema e messo a disposizione in maniera automatica per la valutazione, positivo tranne che nell'ultimo esercizio. E quindi mi viene da dire, ma è tutt'altro che morta, no, questa azienda, no? Va sicuramente capita, va sicuramente compresa, però rientra in uno di quei casi, insomma, estremamente interessanti. Quindi questo è un po' il caso di oggi. Non so se chi è collegato ha piacere di fare. Fatemi vedere. Abbiamo ancora 5-10 minuti al massimo, no? Quindi se avete dei commenti su questo caso, comunque vi manderemo poi le informazioni. La valutazione a chiusura dello stesso è che sicuramente potrebbe essere uno di quei falsi cattivi, ma apparentemente buoni, quindi diventa un caso veramente interessante su cui è possibile, dal mio punto di vista personale, in questo caso, una buona probabilità di recupero. Chiedo anche a chi è collegato se è d'accordo, oppure se non è d'accordo, preferirebbe fare degli altri approfondimenti. Però stiamo un po' sui dati che abbiamo. Quindi questa è un po' la nostra valutazione. Nessuno dice nulla, quindi o sono tutti d'accordo o sono tutti in disaccordo, è una delle due opzioni. Però il concetto, mentre le persone, cioè, ci pensano, è che di questi casi ce ne sono parecchi all'interno dei portafogli, soprattutto nei portafogli UTP. Allora la capacità di andarli a leggere a fondo diventa fondamentale. Tra l'altro Noi questa. aggiungo anche che al di là di fare, e va benissimo, tutte le analisi del mondo, questo sarebbe proprio l'esempio, proprio perché non c'è una lettura unica, sono diverse le letture,
dove il confronto diretto attraverso, diciamo, un realtà qualificato, un professionista qualificato, ci aiuta a chiarire meglio, cioè in qualche modo la vera risposta viene da quello che ci possono dire gli esponenti della controparte, non neanche della controparte, comunque di un qualcuno per cercare di risolvere una situazione. In base alle risposte, in base alle azioni, si capisce se è stato un fuoco di paglia, magari dovuto al finanziamento che hanno ottenuto, piuttosto che è stato un problema contingente, ma in fase di soluzione, piuttosto che un'azienda che ha avuto un vantaggio momentaneo dovuto a questa erogazione, ma poi ha delle problematiche che non si risolveranno. Ecco, questo è il punto. E su questo chiudo, è fondamentale parlare con l'investitore, perché se un investitore vuole lavorare in short, cioè avere subito un rientro, probabilmente questa non è una pratica che gli può dare quel tipo di soddisfazione. Se è disposto magari a dilazionare determinate cose, quindi prendere di più in più tempo, prendere magari meno in breve tempo, questo è un po' il dilemma. No, e tra l'altro, se vedete, avete mai visto un portafoglio? Il portafoglio di solito come è tagliato, no? O tranciato, come dicono in gergo, no? Ha una discreta o forte concentrazione, quindi hai delle posizioni GBV, debitori di coda, che sono tanti per importi medio-piccoli. E lì si va sempre e solo sulla valutazione statistica, che andava bene per gli NPL. Sugli UTP invece diventa chiave la capacità di andare a leggere singolarmente, e questo si può fare solo con la tecnologia. Cioè, noi su questo abbiamo fatto una soluzione apposta solo per questo. Se ci sono posizioni come quella che abbiamo appena visto, proprio nella coda, perché sono quelle meno osservate, dove si va giù un pochino, come dire, non dico in maniera approssimativa perché una statistica delle curve di rientro non sono approssimative, no? Però tutto sommato non in maniera dettagliata. Si dice sempre questo l'hai valutato single name oppure l'hai valutato. No, la tecnologia oggi permette di valutare single name tutte le posizioni secondo i criteri che sono quelli dell'investitore, perché anche lì non esiste una valutazione assoluta. Tu hai detto se l'investitore, investitore che vuole stare short, ti darà dei criteri di valutazione. Ok? Quindi con una buona analisi di bilancio sulle singole aziende si capisce. Il problema che mi introduce il caso della prossima puntata, e quindi siamo vicini alla conclusione, è che io non ricevo la posizione di un'azienda, ma ne ricevo centinaia, a volte migliaia. E quindi c'è un problema operativo nella gestione dei portafogli, grande come una casa. Ok? Addirittura, per semplificarla, poi le banche, io le capisco naturalmente, Andrea, mi è capitato di vedere delle aste, no, di portafogli di magari 2-3 miliardi, dove la banca dà il datatape ai potenziali investitori, non mettendo il codice fiscale delle aziende, quindi non rendendolo riconoscibile, ma chiedendo un'offerta non binding nel giro di 2 settimane. Non è facile, io capisco che, insomma, capisco l'esigenza della banca, ma capisco anche l'esigenza poi dell'investitore, che insomma diventa, ma senza sistemi non si va da nessuna parte. Il file che vi manda la banca, vi dico questa terminologia che molti di voi conoscono, generalmente si chiama LDT, Loan Data Tape, che è un file Excel fondamentalmente, no? Ogni banca ha il suo formato, quindi quello che vediamo adesso, che mi ha messo, scusate, l'altra volta, è uno dei formati possibili. Quello che noi faremo la prossima volta sarà questo esercizio, cioè io ricevo il foglio Excel e con la piattaforma, in questo caso con la nostra, qua faccio un piccolo spot, ma lo dichiaro, quindi è uno spot bianco, diciamo, non è di quelli nascosti, è possibile andarlo a prendere proprio da come viene mandato, e una volta preso va caricato, no, all'interno, no, della piattaforma, e tutta questa analisi che noi abbiamo fatto, no, in mezz'ora sulla singola posizione la fa la piattaforma in maniera automatica, chiamando i database, coordinando le informazioni secondo le istruzioni dell'investitore in pochissimo tempo, dandovi già poi un risultato. Che io non dico mai che è un risultato definitivo, perché diciamo che è un semilavorato, però importato quel file, vedete che immediatamente mi trovo
un'analisi del mio portafoglio. Il cliente che abbiamo, il debitore che abbiamo analizzato, questo poi lo vedremo la prossima volta nel dettaglio, ok? Fa parte di questo portafoglio. Quindi i suoi 59.000 euro fanno parte di un portafoglio che complessivamente è fatto da 240 soggetti debitori che hanno 259 posizioni, perché non è detto che un debitore abbia solo una posizione. Io posso avere quel mutuo là, ma magari lo stesso debitore c'è anche no, una garanzia data oppure un debito per cassa. E vedete che sono tutti diversi. Quindi l'importanza della tecnologia è andare a capire come, no, dopo aver semplicemente importato un dato, li vado a discriminare. Questo è uno dei pochi casi in cui la parola discriminazione mi piace, no? Perché è usata proprio con l'idea di differenziare, capire, clusterizzare. E quindi io capisco che già qua, se ne ho 166 con bilancio, vuol dire che faccio delle valutazioni. Poi di questi 166, Andrea, ne avremo la metà ultimo bilancio 2020, alcuni bilanci 2021, quindi non sto qua a dare i dettagli, questo lo vediamo la prossima volta. Però quest'operazione, questo è, vedete, dentro Linus, è la posizione che abbiamo visto in precedenza, ok? E addirittura le analisi qua si possono ulteriormente andare ad approfondire. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme due livelli di analisi. Il primo, che è quello dell'analisi automatica, dove senza quello muori. E quindi io, se ho centinaia di posizioni, non è pensabile fare tutto su Excel, perché ho il rischio. Usate la piattaforma che volete, usate Linux, usate le altre, però usate il mio consiglio, una piattaforma, no? Il secondo però è che l'uso di una piattaforma non deve mai precludere la possibilità all'utente di entrare lui sul singolo caso e in quel caso particolare spendere qualche soldino in più rispetto a quello che fa l'analisi automatica per approfondire delle valutazioni e decidere che la strategia che il sistema suggerisce, piano di rientro a 3 anni, qua non va bene, perché qua lui ha visto una cosa che dice piano di rientro a 5 anni. Quindi è una valutazione, Andrea, ibrida, dove la testa deve rimanere al centro, ma deve andare a 200 all'ora, e questo lo puoi fare solo con le macchine. Quindi ti chiedo in chiusura cosa ne pensi poi di questo approccio. Naturalmente poi la prossima volta andremo a vedere un caso, no, che è quello che abbiamo accennato. Vi manderemo più informazioni rispetto a quelle che vedete e lo discuteremo. Cercheremo di fare un esercizio di valutazione non di un singolo, ma di tutto un portafoglio. A te una battuta finale, e poi se c'è qualche ultima domanda la prendiamo. Assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, addirittura è molto interessante non soltanto l'analisi del soggetto, perché questa è un'analisi automatizzata soggettiva, inteso come soggetto dall'altra parte. Sarebbe anche interessante, ma so che su questo ci si sta lavorando, la possibilità di analizzare, per esempio, il fascicolo, cioè qua vediamo quanto il soggetto dall'altra parte è solvibile, quanto è veritiero, magari l'eventuale promessa di pagamento o la sua situazione di incapienza, piuttosto che. È interessante valutare, almeno noi questo facciamo anche, un'analisi, la due diligence delle pratiche, dove si guarda anche la tenuta a livello giurisprudenziale poi dei documenti che hai. Perché se hai solo un estratto conto è una cosa, se hai tutto l'incartamento con contrattualistica e quant'altro è un'altra, se sono state fatte per esempio azioni interruttive assolutamente ha senso, ma anche le reazioni, se ci sono già state delle contestazioni più o meno motivate, queste andranno ad aumentare o diminuire la probabilità di incasso e quindi una valutazione oggettiva della pratica, mixando le due cose e va bene i sistemi, anzi fondamentali sistemi, ma poi ci vuole una supervisione perché parliamo, ridendo e scherzando, di 80 milioni di euro, no? Quindi sicuramente poi c'è la valutazione per poi arrivare a un'offerta piuttosto che a un'attività recuperatoria, indirizzando, questo è importante, le risorse, io dico sempre, verso le pratiche più meritevoli, piuttosto che fare un lavoro flat, che va benissimo. Può aver senso andare a concentrare i propri investimenti su quelle più promettenti. Cosa sono le più promettenti? Possono essere tante le risposte, ovviamente bisogna analizzarle anche grazie a Linus sul singolo pacchetto.
Con queste parole io ringrazio tantissimo Andrea perché veramente oggi ci hai illuminato e dato un sacco di informazioni interessanti. Faccio scorrere mentre chiudo le schermate di quello che è poi l'analisi che viene fatta in maniera automatica, no? Dal sistema semplicemente andando ad importare il data tape con dei criteri che possono essere adattati da parte del singolo utente. Questo per me rimane un aspetto assolutamente centrale perché poi in questo modo posso gestire diversi portafogli, posso andare a identificare, questa è un'altra cosa che abbiamo gestito imparando poi lavorando sul mercato, quando lo stesso, no, soggetto fa parte di due o tre portafogli di UTP, di NPL ceduti da banche diverse. Quindi tutta questa cosa la devono fare i sistemi. Voi state sulla parte valutativa e guidate questi sistemi, però, ripeto, con tempi diversi e profondità di analisi diversa. Io ringrazio, grazie a te Nicola che ci dici grazie, spero che abbiate gradito questa sessione. Ricordo che tutto quello che direte sarà usato con... No, scherzo, ricordo che tutto quello che abbiamo detto verrà in effetti usato contro di voi, nel senso che poi ci sarà il test la prossima volta e quindi la registrazione poi, se volete riguardarvelo oppure se siete sereni così, ci sono dei passaggi che potranno essere oggetto di domande e quindi anche di valutazione finale. Mandateci pure suggerimenti su aspetti della finanza così aziendale che vi interessa approfondire. L'ultimissima cosa che mi fa obbligo ricordare è che nell'ambito poi dei prossimi eventi, se andate sul sito Linus avete il calendario di tutti quanti gli eventi. Quindi io questo vi mando questo link adesso e che dovreste ricevere il prossimo evento non legato al master. Quindi noi abbiamo, Andrea lo sa, il master che ha un suo cammino, ma anche degli eventi singoli. Il prossimo molto specifico è come lavorare, in questo caso con Linus, le situazioni contabili. Quindi in qualche modo anche questo è legato più alla parte di recupero, perché nel momento in cui compro un portafoglio divento io creditore dell'azienda, che può essere una SAS, un SNC, un SRL, e quindi io posso richiedere dei dati contabili, i piani dei conti che non sono pubblici, andarli a digitalizzare in automatico in piattaforma con un OCR molto potente di cui è dotata Linus e fare quel tipo di analisi ongoing, quindi capire come sta andando l'azienda anche magari a livello semestrale, trimestrale. Quindi quello è un tipo di tecnologia che supporta proprio l'azione di recupero laddove è necessario analizzare bilanci che a livello pubblico abbiamo solo per le società di capitale, ma a livello privato posso averlo anche per tutte le altre società, quindi diventa poi la maggioranza di molti portafogli. Ecco, questo argomento verrà trattato dal collega Alessandro Fischetti il 3 ottobre. Niente, ho finito, grazie tantissimo, è stato un piacere come sempre e vi saluto e vi rimando alla prossima e ultima puntata della nostra, che sarà il 10 di ottobre, ma riceverete gli avvisi. Buon lavoro e grazie ancora Andrea. Grazie e buona giornata a tutti.